E mi occupo di albanese, di lingua e letteratura albanese all'Università di Lecce come appunto ricercatore da diversi anni. A lavorare con i libri. Questa volta abbiamo voluto fare qualcosa di diverso, quindi recuperare materiale direttamente sul campo. No, ad un dialettologo basta l'orecchio, un pezzo di carta e la penna in realtà per fare. Avere poi degli strumenti specifici come una trascrizione. Andare sul posto significa poter collegare alcune conoscenze che si sono apprese sulla situazione reale, poter ascoltare, poter verificare e poter dare anche un nuovo contributo. Noi abbiamo scelto la zona nord-occidentale, quella che in pratica va da Scutari fino al confine con il Montenegro. I Bugat, i Begat, sì. Che è il tuo fialcto? Passanik. Dunque si può vedere cos'è uguale, cos'è differente, si può comparare. Si poco, cioè sui libri di dialettologia non ci sono molte informazioni su queste zone. Quindi anche andare in quest'area da un punto di vista linguistico, che poi è un'area perché fa parte del gego, il gego è il dialetto parlato nel nord dell'Albania. L'albanese poi è anche uno dei rami dell'europeo. Kur balati rëzohet në tokë. Non si finisce mai appunto di formarsi e di fare delle ricerche sul campo. Naturalmente per un linguista non c'è, in principio non c'è una differenza fra un dialetto e una lingua ufficiale. Facciamo una raccolta di parole, una raccolta di espressioni, anche del parlato spontaneo, perché il parlato spontaneo è la vera realizzazione del modo in cui la gente parla. Cioè io posso chiedere delle parole, però le parole estratte dal contesto sì, mi aiutano, però non rappresentano il modo in cui io sto parlando in questo momento. Quando andavo a scuola? Scuola? Non si poteva leggere? Leggere? La lahuta e melzis di fista. Difficile. Vediamo un po' come reagiscono. Sì. Dunque, stiamo cercando delle frasi in italiano per poi lasciare tradurre alla gente nel suo dialetto di qua. Per vedere un po' alcuni aspetti fonetici della parlata di Scutari. Trovare degli esempi buoni che vadano bene per sì, abbiamo fatto una lista dei elementi che vogliamo trovare, delle opposizioni che vogliamo trovare e dobbiamo adesso costruire delle frasi che contengano questi elementi. Por kam shkuar në shkollë, shkosha në shkollë, o kam qenë në shkollë. Nuk ishte e mujton me lexu lahuten e malësisë. Edhe gjithjerë me thua numër e frazit. Po unë të gjitha po i them shqip. Po, shqip, të gjithë shqip. Unë... Në rrasë se ka disa mënyre për të përkëthyrë. Po, e përkëthyrë. Shtatë, është te përvonë për më hangër luovo. Dhe? Luova. Për më hangër, është te përvonë për më hangër vë. Vëdzime, surbul, të rrahun me sheqerë. A ki telefon? Jo, nuk kam. Ose, jo, s'kam. S'kam. Apostrof. Unë nëna jeme, ti nuk je mirë tesh.
Can you mean Jewish? No, na jeme. So keç jesot. Kur palati rëdzohet në tokë, tan zhduken jashtë. Quasi tutte le lingue dell'Europa sono delle lingue indoeuropee. Non tutte, ma quasi tutte. No? Ma questa è una coincidenza e a me mi interessa, no, questa coincidenza storica, come è sviluppato, come è andato da, no, 5.000 anni fa ad adesso. Ma poi certamente nella linguistica storica ci sono elementi utili anche per la gente di oggi, per le discussioni politiche, per esempio nel Balcane, no, come ci sono quasi tutti, credo, i popoli dei Balcani credono che la loro lingua è la più vecchia di tutte, no? Cosa che non è vero e non è vero, perché tutte le lingue sono ugualmente vecchie o nuove. Sappiamo più o meno il punto da partito in mondo europeo e conosciamo il latino, e fra queste due fasi, che sono almeno 3.000, forse 4.000 anni, dobbiamo scrivere la storia. L'albanese poi è anche uno dei rami dell'indoeuropeo e per questo motivo si deve studiare per sapere la parte albanese della storia indoeuropea, perché ogni ramo ci dà alcune informazioni sull'indoeuropeo, si aggiunte tutti i pezzi di questo puzzle per sapere com'era l'indoeuropeo. Per un linguista non c'è, in principio non c'è una differenza fra un dialetto e una lingua ufficiale. È sempre un po' peccato che dispare un dialetto, ma parlando con la gente si comprende perché, no? Che quasi sempre la vita prima era più difficile di quella di oggi. Si comprende che la gente non resta in una vita di 50 anni fa. Albanisha po ti kontë. Ne jemi në fund të Tarij. Po ku jam këngë jushi jam e kanë pas i burr, çiflet për gjatë kush. Po. Gjithçka edhe mirë edhe keq. E si e quheshim? Si çfarë ishte që ky? Si e quheshim? E così chiacchierando, magari ogni tanto si nota qualche espressione, qualcosa che ti sembra interessante e che meriti di essere approfondita. Ad esempio abbiamo notato che ha usato una preposizione, ha detto, adesso non mi ricordo, io, a casa, eccetera, e ha usato una preposizione un, che è corrisponde più o meno all'italiano in, no? Che è uguale a quella forma più arcaica che si trova anche nel testo di Busuku, ad esempio, del 1554-55, cioè nel più antico testo albanese a stampa. Questo ci ha un po' così elettrizzati, però non siamo riusciti a capire di più, insomma, come la usa, eccetera. L'abbiamo un po' provocato, ma non è andata come volevamo. Tu a te interessa solo il possessivo. Ci ho detto vlai im apo vlau em o vlai em. No, per esempio tu è che ne perdono ma sono vlau em del ma portas. Jo, ne na duhet si thuhet këtu në Vërmosh, nuk më ka nevojë për me shpjegu. Vlau em. E këta? Lam. E dham qem... Lamal. Vamal. E këtu? Vesht. Tanat njajta. Jo, këtu janë tanat njajta, shikoni, nuk janë tanat njajta. Shpatullat. Shpatullat. Krahte kanë thonë ma por. Krahte. E këtu prapa këtu. Cofa. E këtu?
Ma po' kam përdor boça e fundit këto në ditë. Si e kam përdor? Boça e fundit. Boça e fundit. Boça është boça. Si si e sai kam përdor. Sa po sai boça e fundit. E kjo limo del cosa. Dora krahi edhe. Jo, dora duhet të jetë. Dora këto. Krahi. E të shti dora sa çka këtu, çka dora këtu. Gishtat. Sa? Pes. Pes gisht. Edhe këtu, jo, edhe këtu, këtu shikoni, jo, këtu. Fajnë. Një? Një thua. Te ho chiesto io come si chiamano qui nella parlata locale, come si chiamano gli orecchini. Lui ha detto la parola, qui si chiamano così, però oggi se vai a Tirana lei ha bisogno di conoscere tutte le lingue del mondo per sapere come si chiamano. Capito, stiamo leggendo dei brani di Della Hute Malsis di George Fichte. Secondo me alcuni passi sono più efficaci rispetto ad altri. Okay. C'è ad esempio quello di Lugatti, che anche se non sì, si capisce bene, è bellissimo. Quella parte. Ma torno Lugatti, posso anche dire il pezzo. Vabbè, ma quello tutto è bello. Lugatti sì, è però anche se non lo conosci, non riesci a capire tutto, comunque è molto efficace. Cioè io proporrei di leggere, dato che c'è Lugatti, trova la pagina e diglielo. Sì. Perché questo libro qui era vietato durante il regime comunista. Però i suoi genitori, che erano intellettuali, l'hanno conservato insieme alla Bibbia di nascosto. La tenevano questo nascosto nella propria casa, non potevano tenerlo in libreria, altrimenti se l'avessero scoperto, insomma, avrebbe creato molti problemi. Seri problemi, perché non li avevano vietato. Qual era la pagina? No, 128. Mi chiede in sette tette, non fai. A metà. Siamo a borsi e le donne. Metà della pagina, dove dove cominci? Dove perdi? Allora, Utrem, Knjazi, Kure, Pa. Et për qelë shtatit, Ira, flok të i quë, shlung për pjet, nisi fryma me ju zatet, e moj e mloj dirë sa kish met, të i këqyrë me të, as me Il 2007 è l'anno della cerificazione dell'Albania o candelificazione dell'Albania, è una meglio. Ma per ora hanno organizzato festivali folkloriche. Ah, se c'è la zona. Çonte në festival në Gjirokastër. Lahutarët më të mirë, këngëtarët më të mirë, po. Ato që kcenin më, festivali i këngës popullore ishte apo jo, si quhej? Festivali folklorik. Folklorik, po. Herë në Gjirokastër, herë në Berat. Disa herë dhe Breshët kanë qenë ftuar, kanë marrë pjesë, po. E kanë pa. Vegla popullore. Unë i di nga baba, sepse shkonte ai vetë në grupin në shkodra, vegla popullore shumë vjetra, primitive. Zbrazu, për kushtet që janë në thethë, pas i kanë gjithë mjek, shkolla është katrua, arsimtarët i kanë, edhe kur s'ka spital, s'ka infrastrukturë, nuk ka rruga, nuk dalin pak, dalin një kena gjithë, një, rama të ka freshmista i ditë, na me njësën e me këta, edhe vetë një kena gjithë, s'ka nevoj për komente. Na kena ne i këtu. Deri të vonë. Hajtë zuar. Jo, pram më këri të reguar për gruan tuaj. Pastaj vehet Filxhani dhe si gjojt. Me shikjuhet. Ka mjeshtra që e shikjojnë. Falë gjore. Zakonisht femnat e shikjojnë ma shumë. Burat jo. Burat nuk e shikjojnë. Unë për vetë jënë si besoj hiqë. A thunë të besoj, por kjo të tradita e vjetër është. Se ti në rrasë se këthen i zetë filxona, nuk dalin një lojë. Ate qa me besuën ta? Ske si me besuën? Asë gjë vërtet nuk eshte në te.
Si thot i bugat, i begat. Si ke keni këtë fjalë këtu? Na e thon pasanik. Pasanik. Po. Ajo pasanik i ma. Begat jo. Nuk thuhet këtu begat. Ja, i begat nuk thuhet. Ai ai skuasi me keni begat se në shtat tonë ai ka viu. Sikur do të shlyj. Po, po pasanik i ma fai. E kush nuk ka pasunisi quhet? Fuk, fukare, fukare ma. I varfër o i vorfën? I varfën, i vorfën, fukara, kështu ka shumë shpreje njëta. E njerëzit, kur vdesin njerëzit, ku i qojnë ku fomët? Shkuën në varë, në varë i thomëna. Si thoni ju? Varë. Varë, varë. Po. A të merët, qohet të vorri, tre. Po. Persona. Hapet vorin tokë. Sono adattato perché la cosa migliore sarebbe stata, come ti avevo detto qualche giorno fa, venire qui col questionario, però poi sul terreno le cose sono diverse da quelle che tu ti prefiguri, cioè se hai degli informatori che vedi che sono più disponibili a parlare delle tue cose, allora vai avanti, però in questo caso lui era più interessato a raccontare la sua vicenda personale, la vicenda dello Stato albanese. E quindi a me va bene lo stesso, perché io così raccolgo materiale dal vivo, cioè parlato spontaneo lo chiamiamo noi. Per cui per me va bene, molte cose che lui ha detto, poi io riascoltando estraggo quello che a me interessa. Ecco. E come informatore si adatta molto al mio, e questo è un problema, il mio modo di parlare, quindi perché la cosa più importante per lui è farsi capire. Lui probabilmente, io ero venuto qui perché loro stavano parlando tra di loro, quindi avrei voluto registrare il modo in cui loro parlavano tranquillamente, però nel momento in cui sono arrivato ho interrotto questa situazione, quindi poi si sono rivolti a me e hanno parlato in modo che io comprendessi, quindi non è il loro modo di parlare con me, non è il modo di parlare originale che si usa qui, molto adattato alla lingua letteraria, alla lingua standard. E poi sta a me, insomma, un po' discernere all'interno di questo materiale quello che può essere utile per me. Diciamo che fondamentale, un input fondamentale per anche così avviare questa spedizione è stato sicuramente per me l'incontro con un professore americano che si chiama Eric Hemp, e vedendo proprio la sua energia, la caparbietà che ha, che ancora ha 87 anni, fa un viaggio insomma non indifferente per la sua età dall'America, poi prende una macchina, lui ha una casa dalle parti del Galles, prende questa macchina da solo, percorre tutta l'Europa e va fino in Calabria e lì imperterrito continua a intervistare anche col bastone. E lo stile di Gianni di stamattina mi ha ricordato molto quello di Hemp, presto alla mattina subito lì a trascrivere appunto pazientemente ad ascoltare le persone in maniera anche caparbia, certe volte anche un po', come dire, interessante insomma, è un contatto umano, certo ti fa, come dire, perdere tempo, no? Nel senso che bisogna comunque investire tempo, energie, però penso che poi il risultato sia impagabile. Ci siamo anche parlati con Gianni Belluscio, col mio collega, abbiamo deciso forse che è meglio magari far parlare le persone così di temi di carattere generale, poi si vedrà come organizzarsi col materiale, vediamo un po' quello che esce insomma. Loro interagiscono molto bene con gli stranieri, anche con la lingua, con lo standard, ma ovviamente il forte accento dialettale, però lo standard lo capiscono, lo parlano bene, insomma, ecco, questo ovviamente è da attribuire anche allo ruolo che ha avuto il regime comunista, no? Quindi la scolarizzazione, la scuola, se vuoi anche l'imposizione, però alla fine, voglio dire, è anche importante che ci sia una conoscenza di una base comune linguistica, no? La lingua è tutto un farsi e disfarsi comunque, attraverso varie fasi si raggiunge un altro tipo di situazione, un altro tipo di... Non si può mai dire. Thank you.
dita. Si è niente mirë. Shumë mirë, faleminderit. Ka e kemi një italiane janë, një holandese janë, një austriake janë. Mi dita si jeni? Mi dita si jeni? Mi dita si jeni? Mi dita si jeni? Unë jam Arbrescia, nga Italia. Unë lui hëna, po dhe po bajmë muhabete për rrimë. Se vë këta një shtu ka qërë, se ko po dhe më. 110 vjetë më ka bo më gjyshi këtu. Edhe s'ka shku kërkun me thonë për dalë. Ta shkan dalë, ka lëshojnë. E... Tu... S'ka vëse thonë kushtë, vend më i mirë se këtu nuk ka. Ma bjesh. Ata si jeni takue me... Si jeni takue me... Ka kanë i farë shumë dedet prej Shqepurave kirit, ka kanë borë mirë. Më të ujtë atërë një më shtëma, këtu i nëjë me halën e thotë, zgjidhe një një së që i ka shtirë në duesh, ta apim. A dhe? I të ashtë me hime zgjidhë dhala shumë. Mirë po ishte dyzirur me fejua, para se me fejua temen, me fejua atëm. E të në mërë e u majtë vakunohën, më kanë procedua, i herë ka marrë ritë mitur, sa që nuk jemi të poko marrë me ritë bëjnë. E sa vjeq ishte ti, kure ishte 4 muaj? Mu ishte 24 vjetë. Kryqe postave, vesel me të kanë, po dublete, të në kishte shtimë thes dhe me kja ku blejë. Shkove që u atje thonë, thonë shëndeta pashashira, se ne dhe në bashkun që buret i thonë dedniks. Pashnikja dednika, a dhaj ma. A i ki pon kushti se apë parët ma vatë të mërë. Martin, Martin, Martin. Qyre ku kena makina të në ka iku. Presim këto, Martin, Martin. Shëzetën e më ka shojmë. Jo, jo, jo. Andre mëndën e më ka shojmë mënë. Martin. Jo, jo, jo. E më ka shojmë mënë, në kapim rakije, koj, kofe. Jo, jo. Ko e shëzetën? E, se të kom po shpesh mënë. Vole së në burra. Quando è stata studiata ai primi del Novecento, due studiosi americani, uno era Perry e l'altro non mi ricordo il nome, dunque hanno studiato la genesi e la diffusione dei poemi omerici, come possono essere sorti, il procedimento dell'oralità, eccetera. E sono venuti, proprio hanno fatto delle registrazioni nelle zone della ex Jugoslavia e anche in queste regioni qua, Kosovo, eccetera, proprio per capire il funzionamento dell'oralità. Erano le ultime, diciamo, testimonianze, stavano proprio in queste zone. Sì. Se ka rrim jashtë, Martin. Jashtë, jashtë, Martin. Qure? Pas ta fatë, bërë. Ha! Oh, shmira u. Si jeni? A u lullë? Si jeni? A lullët njeri ma ofertë të rejtë i pashkë! Haj, ma të dresh që i gajra të mori të ua! Po të jetë që më tira të shqip të rëti mëre! O, të njima të fort mëre po kalinat dhe Vaj luftore, po si skander biu Nat fusht krunje se veru femu E tit del prej deres e te kastrio E tit syshte vogle moroja vunsi E njënë turë që lite, ajnë njoftë në trimin. E sa i rime në krye kalo, leja dhe në gradën moro general, e ve bon prove paj me luftat zeta. Të burokratë. Vë çiftë lis. Ça vegla shtira i bie. Fylli. Edhe një me fyll, edhe një me fyll edhe ka edhe pastaj. Edhe ai ka kanë që ka kënduën gruas kur janë. Po gratë mua. Në maskitë është, gjeta mërdhe ju. Pratë punë shkojnë të në botë, tu imë pa. Je përbani ma, për barkon... Ata e nga i shkojnë, e nga i shkojnë. Por shtë i zoti i të në mariti. E atër i shbërten.
Di più è che veramente c'è una grande separazione fra la pianura, dove c'è Skoda, per esempio Scutari, e poi la montagna, c'è come una mura e no, non c'è una zona intermediaria come in Germania, in Francia. E quello lo sai più o meno dalla letteratura, ma per vederlo è un'altra cosa. No? E poi c'è questo il gruppo vocalico UA, come per esempio duar, plurale di dor, mano, che per la zona, quest'area del Gego settentrionale, quindi occidentale ed orientale, dovrebbe essere ue o u. In realtà qui esce fuori da questa regola. E nei libri di dialettologia spesso questo non viene ribadito. Dovremo naturalmente sbobinare tutto il materiale che abbiamo registrato, trascriverlo e poi sulla base del testo eventualmente tirar fuori quello che ci può servire, insomma, ecco.